Brighton, 5 anni che non venivo qua, 5 lunghissimi anni. Oggi ci sono a meno 30 gradi e avevo voglia proprio di un po' di mare, come l'altra volta, però oggi ancora di più. For my YouTube channel. Yeah. Sono stato fermato da Sport Direct, dalla quella della security, che mi ha chiesto il motivo per il quale stavo filmando. Ho detto semplicemente c'è un piccolo canale YouTube in italiano e ho detto ok, va bene. Allora, una cosa importante da dire è che Brighton in realtà, il nome vero e proprio della città si chiama Brighton Hove, perché in realtà comprende tre città: Brighton, Hove e Portslade. Sono tutte queste tre città nella costa che formano la città autoritaria, di Authority City si dice in inglese, di Brighton e Hove. In realtà Brighton in sé è questo dove mi trovo adesso, che spesso viene confusa con la città di Brighton, però in termini di legge, a livello tecnico, si chiama Brighton & Hove. E dopo questa parte molto Wikipedia, è venuta fame. C'ho fame, non so che mangiare. Pizza o fish and chips? Sono a lungomare, stanno facendo dei lavori. Qua c'è sempre casino, come al solito. Non so dove mangiare. Un bel fish and chips di quelli di una volta, una pizza, qualcosa. Anche perché sono 1:20. Che bello il mare. Patatine approvate. Pesce buono. Thank you very much. What's good? Mi sento molto meglio. Sarà il periodo che mi sto emozionando, l'età che avanza, ma oggi il mare è più bello di prima, più bello delle altre volte che l'ho visto. Questa mia voglia di andare via da Londra mi porta a dire, a pensare questo, però oggi Brighton è proprio bella, è il mare di un azzurro unico.